Alan, secondo voi come si giustifica il comportamento di Brett? Avete letto il mio rapporto? Quello delle Ande? Volete dire che ci sono dei precedenti? In qualche parte del mio rapporto ne è stato parlato. Viveva una vecchia laggiù, una chiaroveggente. Gli indigeni la consideravano una strega, ma in realtà la vecchia aveva soltanto facoltà sensorie fuori del normale. Crevet una volta la ipnotizzò. Era eccezionalmente sensibile alla suggestione esterna. Suggestione mentale. Grazie all'ipnosi si possono sapere tante cose. Bene. Nello stesso periodo in cui individuammo la nuvola per la prima volta, la vecchia cominciò ad avere delle crisi. Come se qualcuno esercitasse su di lei una coercizione mentale. Cominciò ad avere strane visioni. Allora pensammo di fare ricorso all'ipnosi per accertare da dove provenivano gli ordini che riceveva. Ma non potemmo mai iniziare. Un giorno un indigeno andò su per le montagne. Rimase fuori per 24 ore e quando tornò giù, i suoi centri coordinatori erano sconvolti, come Brett. A un certo punto, armato di un'ascia, si recò di corsa in casa della vecchia. 10 minuti dopo trovammo 2 cadaveri. E lui come morì? Diglielo tu. Quell'uomo era già morto da almeno 24 ore. Lo so che sembra impossibile. Ma è accertato che si verificano certi cambiamenti nel corpo dopo la morte. Essi seguono una traccia che non può essere alterata. Quell'uomo era morto da 24 ore senza il minimo dubbio. Disgraziatamente un'autopsia non poté essere effettuata perché subentrò la polizia. State cercando di farmi credere che anche Brett... Insomma, che avevamo di fronte un uomo morto. Evidentemente Brett è stato rimandato giù dalla montagna da chiunque c'era su con il preciso scopo di uccidere Anna Pilgrim. Anna può svelarci i loro piani e rappresenta una minaccia alla loro sicurezza. Prima hanno tentato di attirarla lassù. Ora hanno tentato questo. Non ci sono riusciti. Che cosa tenteranno ancora? Non lo so. Professore? Non lo so neanche io. Ma qualunque cosa sia, non dovremo aspettare molto per saperlo.
Sì, sì, salite con le ragazze sulla prossima funivia. Avete radunato tutti? Ne erano rimasti solo 12. Una funivia è già salita e con l'altra sistemeremo tutti. Bene. Chi è? Hans. Avviamoci subito alla stazione della funivia, non c'è un solo minuto da perdere. Vieni. Avete preso tutto, Philip? Che farà Hans? Vuol passare attraverso la nuvola. Salire all'osservatorio. Bene o male, non lo so. Quello che so è che sarebbe pazzesco rimanere giù. Lassù almeno abbiamo qualche speranza. Guardate, professore. Guardate nella valle. La nuvola si sposta velocemente. Speriamo che la vedano da sotto. Dice che ci vogliono 5 minuti ancora. Bene. Alan. Quella nuvola è molto veloce ora. Mi raccomando, tenetevi tutti pronti a salire nel carrello appena arriva. Non abbiamo un attimo da perdere. È quasi sull'albergo. Se soltanto potessimo vederci dentro, sapremo con chi abbiamo a che fare. Presto lo sapremo.
bellissima. Ditele che il signor... Ecco fatto. Salite tutti. Andiamo. Sicura non ci saranno d'impaccio. La radio funziona? Una ventina di minuti fa andava. Ala, vieni qui. Siamo in un bel pasticcio. Che succede? La nuvola si è suddivisa. Possibile. Ce ne sono quattro ora. E vengono tutte da questa parte. Quanto impiegheranno ad arrivare qui? Un'ora, immagino. Quindi abbiamo un'ora sola per decidere su da farsi. Proviamo a controllare la radio. Vuoi mandare un messaggio alle autorità? Per dire cosa? Che genere di difesa ci occorre? Altro esplosivo? Bombe? Prima che arrivino gli aeroplani li avremo già addosso. Dove lanceranno le bombe allora? La radio funziona. Grazie. Voglio vedere un'altra volta. C'è qualcuno che bussa alla porta, signor White. È Hans, quello dell'albergo. Vado ad aprire. Adesso sono diventate 5 e tutte in movimento. Se non prendiamo una decisione subito, credo che poi sarà troppo tardi. Anzi, com'è andata? Cosa è successo? La nuvola era distesa lungo la strada. Ho girato la macchina e sono tornato. Tutto bene? Sì, sto bene, grazie. Oh, ma fa caldo qui. Restate qui con gli altri. Vi riprenderete. Grazie. Sì, sta qui, riposati. Lo so che chiederti molto, Sara, ma non vedo altra via. Anna, dove vai? Vado a sedermi in ufficio. Va bene. Ma come può aiutarvi, Anna? Lei non sa nulla. Non siamo sicuri di riuscire, ma dobbiamo tentare ugualmente. È evidente che Anna è capace di stabilire dei contatti con quegli esseri, che lei lo sappia o no. Forse riuscendo a guidare il suo pensiero, potremmo venire a scoprire qualcosa sui nostri nemici. Allora è bene provare. Professore, il termometro sul South Col scende continuamente. È a 45 sotto. E continua a scendere. È lì che si trova la nuvola, vero? Ce n'è una anche là, sì. Un momento. È il freddo di cui hanno bisogno. Vivono nel freddo.
I fili del telefono sgretolati. Brett che si lamentava del caldo quando è tornato. Ah, anche Hans si lamentava del caldo. Supponiamo... Hans, dov'è? È arrivato qualche minuto fa. Non è riuscito a passare sulla strada e si è precipitato qua. Dov'è ora? Nel corridoio. Dov'è Hans? È entrato un minuto fa. È venuto qui. Dove può essere? Anna! Ferma, Sara, aspettate. Philip!
Non lo so. Non possiamo più uscire da questa porta, è chiaro. Ed è l'unica via d'accesso all'osservatorio, purtroppo. Niente più bombe, allora? Non queste. Che cosa facciamo? Non lo so. Credo non ci sia altro da fare che aspettare l'aeroplano. Cosa stanno facendo? Come vedi, non si distingue più nulla. Pilota Roger a osservatorio. Pilota Roger a osservatorio. Vi ricevo perfettamente. Sarò su di voi fra 5 minuti. Passo. Signor Brooks? Sì. Sono in contatto con l'aeroplano. Sarà qui fra 5 minuti. Bene. Ditegli di puntare diritto sull'osservatorio e sganciare le bombe sul tetto. E speriamo che miri giusto. Pronto. Roger. Niente di nuovo? No. Osservatorio, non riesco a distinguervi per la presenza di nuvole statiche. Ditegli di bombardare la nuvola. Pronto, pilota Roger? Lanciate la prima serie di bombe sopra la nuvola, capito? Bombardate la nuvola. Passo. Ricevuto. Mi sembra sciocco bombardare una nuvola. Passo. Fate quanto vi si chiede. D'accordo, eseguo. Attenzione, il bersaglio è quella nuvola. Effettuo un altro passaggio. Auguriamoci solo che le pareti resistano al calore delle bombe. Questo lo sapremo presto. Che possono scendere in paese quando vogliono. Subito. Vogliamo prendere una boccata d'aria? Ne ho tanto bisogno. Andiamo. Dunque, Sara, non credo che dobbiate più preoccuparvi per Anna ormai.
No, non credo. Una sigaretta? Grazie. Hai visto? Dopo diverse settimane, la nuvola è scomparsa dal Trollenberg. Sì, e speriamo che non ci torni più.